tutti e benvenuti. Ci avviamo alla fine di questa insolita però interessantissima edizione dell'Università d'Estate. Saluto per l'argomento intelligence. Dopo la lezione su intelligence e democrazia tenuta la prima serata dal senatore Giuseppe Esposito e dall'onorevole Angelo Tofalo, rispettivamente vicepresidente e consigliere del COPASIR, dopo quella su intelligence e globalizzazione, la nuova via della seta, della seconda serata tenuta dal professor Antonio Selvatici, docente del Master in Intelligence all'Università Tor Vergata di Roma, e il professor Giuseppe Rao, consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la lezione odierna verterà su intelligence e magistratura. La collaborazione è necessaria e sarà animata dal magistrato Cosimo Ferri, membro del Consiglio Superiore della Magistratura dal 2006 al 2010 e sottosegretario di Stato alla Giustizia dal 2013. Io sono lusingato della sua presenza. E con grande piacere porgo il benvenuto e il saluto della città e vi invito a fare un secondo applauso. Abbiamo l'onore di avere anche con noi il magnifico rettore dell'Università della Calabria, professor Gino Miro Clecrisci, e il direttore del Dipartimento di Lingua e Scienze dell'Educazione dello stesso Ateneo, professor Roberto Guarasci, ai quali porgo il saluto e il ringraziamento della città per aver voluto impreziosire questa serata con il loro intervento. Saluto e ringrazio tutte le autorità presenti in sala, gli studenti e tutti gli appassionati che hanno seguito questo corso estivo, che mi risulta essere il primo del suo genere in Italia, con diligenza e interesse. E non volendo rubare altro tempo che sarà molto più utile ai relatori che non a me, a quelli che seguiranno, e prima di passare la parola al magnifico rettore vorrei ringraziare il direttore dell'Università d'Estate, il professor Mario Caligiuri, per aver portato nella nostra città questa formidabile e stimolante iniziativa che non fa che confermare la sua grande passione civile e il grande attaccamento alla sua terra. Ora pregherei il magnifico rettore di prendere la parola. Sindaco, che il dottore Sirianni, il nostro sindaco, ha introdotto nel migliore dei modi questa nostra ultima giornata che conclude l'Università d'Estate sull'intelligence, che è appunto la prima d'Italia, e lo facciamo con Cosimo Ferri, sottosegretario di Stato alla Giustizia, che ha come compagni di viaggio in questo pomeriggio il magnifico rettore dell'Università della Calabria Gino Crisci e il professor Roberto Guarasci, che è il direttore del Dipartimento di Scienze di Lingua e Scienze dell'Educazione dell'Ateneo di Arcavaccata, quindi delle presenze prestigiose, importanti, significative. Nella prima giornata, come il sindaco ci ha ricordato, abbiamo parlato di intelligenza e democrazia e abbiamo affrontato il tema dei controlli parlamentari. E cosa è emerso dalle relazioni di Giuseppe Esposito e Angelo Tofalo? L'intelligence come stazione meteorologica di questo tempo, come anima del paese, come investimento culturale. Nella seconda giornata abbiamo affrontato il tema intelligence e globalizzazione, la nuova via della seta. L'abbiamo fatto col professor Antonio Selvatici, docente dei master all'Università di Tor Vergata, e con Giuseppe Rao della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno rilevato come lo Stato debba prestare grande attenzione verso le iniziative infrastrutturali cinesi, che sono un progetto non solo economico, ma politico, culturale e militare. E l'Italia deve prestare molta attenzione a queste vicende. Quindi adesso parliamo di intelligence e magistratura, la collaborazione indispensabile. Lo facciamo con un relatore di eccezione, con Cosimo Ferri. Il tema che affrontiamo stasera
è un tema sul quale si discute poco, eppure per alcuni aspetti è centrale nel dibattito politico e culturale del nostro paese. Ma, come è noto, le cose ovvie sono quelle che si notano di meno. Questa iniziativa dell'Università d'Estate si inserisce in una profonda trasformazione culturale di percezione dello strumento dell'intelligence, da luogo oscuro, da ambito dell'indicibile, a strumento della democrazia, da strumento di previsione a elemento fondamentale per capire il presente, assorbiti come siamo dall'eccesso di informazioni che strutturalmente disinformano. Infine, non è l'intelligence uno strumento per pochi, ma è uno strumento per tutti, che serve a ciascuno di noi. In un mondo caotico, per cercare di comprenderlo, forse c'è bisogno di pensiero caotico, in parte eretico, e gli eretici di oggi, come è noto, saranno i vincitori e i fondamentalisti di domani. Il pensiero eretico non per alimentare il già incombente disordine, ma per evitare che la democrazia sia sempre più dettata dall'aria che tira. Ma prima di tutto di che cosa parliamo quando parliamo di intelligence? Va inquadrata questa attività nella sua vera natura, che è quella eminentemente culturale, di comprensione del mondo. L'intelligence deriva dal latino inter, leggere, come ci ricordava il grande linguista Tullio De Mauro. L'intelligence ha a che fare con l'intelligenza, quindi con la comprensione della realtà, ha a che fare con il pensiero, con la logica, con la razionalità. In un mondo liquido, dominato dalla paura, da logiche globali, con una manipolazione costante dell'informazione, l'intelligence probabilmente è fondamentale. In più può rappresentare, magnifico rettore e direttore Guarasci, un punto di incontro per le scienze umane, così come era negli anni 20, negli anni 30, la storia attraverso la rivista degli Annales diventò un'occasione di riflessione scientifica e con l'apporto di materie diverse. L'intelligence non è una brutta parola, è un metodo di trattazione delle informazioni. Serve a ciascuno di noi per comprendere il vero dal falso, serve alle aziende per poter competere nella globalizzazione, serve agli stati per garantire il benessere e la sicurezza nazionale. L'intelligence, in definitiva, serve per essere contemporanei, esercizio sempre difficile, perché, come ci ricordava Carl Gustav Jung, i contemporanei saremo quasi tutti un migliaio, perché tutti gli altri vivono in epoche assurde, disperate. E quindi comprendere la realtà è un esercizio fondamentale, decisivo, soprattutto nella società della disinformazione, che si realizza attraverso, direbbero i giuristi, un combinato disposto tra forte pressione mediatica e basso livello sostanziale dell'istruzione. Il professore Gori ci ricorda invece in modo più sottile come si può realizzare questo aspetto, e cioè si aumenta il livello di benessere e si abbassa il livello dell'istruzione, perché abbassare il livello dell'istruzione mina alla base, alla radice, la democrazia. Quindi in quest'epoca di post-verità, di fake news, dove la verità diventa indistinguibile dal falso, perché le opinioni si equivalgono e non c'è quindi la capacità di andare a individuare quelle che sono le informazioni rilevanti. L'intelligence è uno strumento necessario, uno strumento antico come il mondo. Già nella Bibbia, nel 13° libro dei Numeri, si parla dell'intelligence quando Mosè invia i 13 esploratori nella terra di Canaan per andare a vedere se c'erano le condizioni di insediamento del popolo eletto nella terra di Israele. L'intelligence è uno strumento di cui tutti gli stati dispongono e del quale nessuno stato fa a meno. Ma com'è che bisogna utilizzare lo strumento dell'intelligence? Le posizioni sono due alternative e ce le ricordano
due grandissimi filosofi. Hobbes nel 1651, a ridosso della pace di Vestfalia, che dalla quale nascono poi gli stati nazionali, dice che è fondamentale conservare il segreto per garantire la sopravvivenza dello Stato. Nel 1795 Kant, nella Pace Perpetua, 6 anni dopo lo scoppio della Rivoluzione Francese, dice invece che anche negli scontri più duri non bisogna eccedere, non bisogna usare le arti infernali, che sono appunto quelle dello spionaggio. Però l'obiettivo è comune, sia quello di Hobbes sia quello di Kant, cioè custodire il segreto oppure utilizzarlo con parsimonia. La finalità dell'intelligence in definitiva è quella di conoscere per evitare la perdita di vite umane. Quindi è a una altissima morale la funzione dell'intelligence, che serve per decidere, serve per capire. Questa università d'estate si inserisce nel solco delle attività che l'Università della Calabria sta svolgendo da circa un ventennio. Non a caso questo master è stato promosso dal master in questa università d'estate è stata proposta dal Master in Intelligence e dal Centro Studi sull'Intelligence, prossimo laboratorio di documentazione scientifica sull'intelligence. Nel 99 abbiamo svolto i primi corsi nella università. Nel 2001 abbiamo affrontato il tema dell'intelligence come area della comunicazione pubblica. Nel 2003 l'intelligence, un punto di vista italiano, il rapporto con le università. Nel 2002, grazie alla benemerita casa editrice Rubettino, e colgo l'occasione per salutare l'editore e consigliere comunale Florindo Rubettino, che è qui insieme con noi in prima fila, insieme col capitano della Compagnia dei Carabinieri, il Francesco Zangla, e insieme con il colonnello della Guardia di Finanza, e abbiamo avviato la prima collana d'Italia di libri sull'intelligence. E il primo testo, caro sottosegretario, era un testo di Francesco Cossiga che si chiamava Abbecedario, firmato Francesco Cossiga dilettante, nel senso che lo aveva scritto per diletto. E quindi, dopodiché, nel 2007, grazie sempre a Cossiga, abbiamo creato il primo master in un'università pubblica italiana sull'intelligence. Nel 2008 il primo centro studi universitario sull'argomento. Nel 2009 abbiamo avviato la collana editoriale, la seconda collana editoriale, sempre con la casa editrice Rubettino, il cui primo testo è stato Intelligence and Drangheta, cioè l'utilizzo dello strumento dell'intelligence per contrastare la mala pianta della criminalità organizzata, che dal nostro punto di vista è di gran lunga peggiore del terrorismo. Poi abbiamo ripreso il percorso del master, e grazie soprattutto al nostro rettore Gino Crisci, lo ringrazio ancora una volta per questa sensibilità, abbiamo ripreso il cammino, abbiamo organizzato un master di grande qualità, di grande livello nel 2015. Nel 2016 abbiamo avuto nell'aprile un incontro con la CRUI, la conferenza dei rettori italiani, che ha potuto conoscere l'esperienza dell'Università della Calabria nel settore dell'intelligence. Dopo questo seminario, nel novembre successivo, è stato stilato un protocollo d'intesa tra il DIS e la CRUI per promuovere a livello scientifico gli studi sull'intelligence. Nel 2016, a inaugurare la sesta edizione, quella che si sta per concludere, è stato l'allora sottosegretario di Stato all'Informazione Marco Minniti, e poi nel 2017 abbiamo svolto due convegni di grande livello. Il primo a maggio sul tema Aldo Moro e l'intelligence, che sottraendo la figura di Moro, che è schiacciata sull'immagine del sequestro e dell'assassinio, mentre Moro è stato un protagonista assoluto della democrazia italiana, da segretario nazionale della DC, da Presidente del Consiglio, da Ministro degli Esteri, da Presidente dell'Assemblea Nazionale dello Scudo Crociato. Perché dal nostro punto di vista un uomo di Stato non può che essere un uomo di intelligence,
E tra i libri che noi abbiamo prodotto e pubblicato con la Rubettino c'è anche Cossiga e l'intelligence. Nel 2018 organizzeremo un altro convegno su Andreotti e l'intelligence, cioè i protagonisti della Repubblica, come hanno utilizzato lo strumento dell'intelligence per garantire l'interesse nazionale. Poi a giugno abbiamo organizzato un altro convegno in cui c'è stato Marco Minniti, diventato ministro degli interni, sui 10 anni della legge di riforma. Quindi una riflessione attenta, pacata, con i massimi studiosi italiani che hanno affrontato questo tema da diversi punti di vista. Dal punto di vista giuridico c'era Carlo Mosca, per quanto riguarda le nuove tecnologie Roberto Baldoni, per quanto riguarda gli aspetti economici Francesco Maria Rinaldi, per quanto riguarda la geopolitica Carlo Gian. Quindi una riflessione corale su un tema fondamentale. Oggi parliamo quindi di intelligence e magistratura. In maniera rapidissima cercherò di dire il mio punto di vista su questo tema. Come il sottosegretario sa, ho scritto pure il mio ultimo libro prefatto da Carlo Mosca. Questo è un tema di grande fascino e di straordinaria attualità, di interessante riflessione dottrinale, culturale e politica, ma finora è stato poco esplorato. Eppure si inserisce nel tema caldissimo dei rapporti tra politica e magistratura, che nel nostro paese da più di 30 anni segna il dibattito pubblico. E quindi questi aspetti sono fondamentali, sono notissime le circostanze che collegano l'intelligence alla magistratura. Ma questi fatti notissimi li abbiamo illuminati diversamente, non sotto il profilo delle teorie del complotto, ma nel confronto tra poteri dello Stato inquadrati in determinati contesti storici. Quindi uno sforzo per capire, non per giudicare, perché la storia d'Italia, così come la storia del Sud, non si può ridurre a storia criminale. Quindi il rapporto tra intelligence e giustizia è complesso ed accidentato. In teoria dovrebbero essere paratie stagne, segnate da una separazione totale tra intelligence e magistratura. In pratica i collegamenti sono numerosi e si sviluppano attraverso due profili. Il primo sono le indagini con i servizi, che riguardano sia il contrasto alla criminalità organizzata e sia il contrasto al terrorismo. Mi riferisco al CASA, al centro antiterrorismo strategico, e mi riferisco anche all'alto commissariato, al consiglio di contrasto contro la criminalità organizzata. I servizi sono stati sistematicamente coinvolti in quella definita dal mio punto di vista erroneamente Prima Repubblica, perché le repubbliche la definizione di Prima e Seconda Repubblica dovrebbero seguire una Costituzione diversa, mentre noi siamo alla presenza della stessa Costituzione dal 1948, inapplicata e inapplicabile, a cominciare dall'articolo 1 per molti aspetti. Ora, nell'ambito della Guerra Fredda, che era una guerra di spie, che quindi si combatteva a base dell'intelligence, si sono verificati una serie di fatti che hanno segnato in profondità la storia del nostro paese, che hanno fatto cadere governi, che hanno determinato vicende notevoli. Cominciare dal De Lorenzo, nei primi anni 60, direttore del SIFAR, il generale De Lorenzo, che era stato accusato di avere organizzato il piano solo nel 1964. Quando su L'Espresso Lino Iannuzzi pubblica un'inchiesta e rivela il cosiddetto piano solo, generale De Lorenzo denuncia sia Iannuzzi sia Scalfari, che vengono condannati in primo grado. Poi De Lorenzo sul letto di morte ritira la querela ai due giornalisti, che nel frattempo erano stati eletti dal Partito Socialista in Parlamento. Poi il SID e richiama il golpe borghese del dicembre del 1970, da ricordare che i protagonisti furono tutti assolti con sentenza definitiva. Poi c'è la strategia della tensione,
che inizia con la bomba di Piazza Fontana del 1969 e che vede coinvolti largamente gli uomini dei servizi. Vito Miceli, direttore del SID fino al 74, nel 75 viene arrestato per un presunto coinvolgimento nell'organizzazione eversiva di destra, la Rosa dei Venti, assolto con formula definitiva nel 1985. Il SISD nasce in coincidenza con la prima legge sui servizi, nell'801 del 77, quando ministro degli interni era Francesco Cossiga, quando c'era la guerra fredda, quando c'era l'emergenza del terrorismo. Appena nato è già pieno di pensieri, perché si deve confrontare col mistero dei misteri della Repubblica, con il caso Moro, e dove i servizi entrano ed escono, italiani e stranieri, e dove giganteggia la scuola di lingue, la misteriosa scuola di lingue francese, Hyperion. Il SISD probabilmente è nato sotto una cattiva stella. Nel 1992, la vigilia di Natale, viene arrestato Bruno Contrada, numero 3 del SISD, con un'accusa gravissima: concorso in associazione mafiosa. Nel 2007, dopo una serie di processi molto tribolati, viene condannato in via definitiva a 10 anni. Nel 2017, nel luglio scorso, la condanna viene annullata con sentenza definitiva dalla Cassazione. Nel 93, Riccardo Malpica, direttore del SISD fino a qualche anno prima, viene arrestato per i fondi neri, insieme ad altri funzionari del SISD, come Broccoletti, Finocchi ed altro. Mancano all'appello 60 miliardi di lire. Riccardo Malpica viene condannato per abuso d'ufficio, mentre tutti gli altri, quasi tutti gli altri, vengono condannati per il reato di appropriazione indebita. Nel 2002, Stefano Orlando, capo dipartimento del SISD, viene arrestato per la Tangentopoli lucana. Nel 2003 le accuse vengono totalmente archiviate. Stefano Orlando successivamente diventerà vice direttore del SISD e vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Nel 2003 il caso Abu Omar. Viene arrestato il funzionario del SISMI Marco Mancini, viene accusato il direttore del SISMI, generale Niccolò Pollari, entrambi vengono assolti in via definitiva nel 2014. Nel 2007 c'è la nuova legge sui servizi. Qual è il risultato di questa legge? Il ruolo del Presidente del Consiglio, il ruolo dei controlli parlamentari, li avete ascoltati attraverso le relazioni di Esposito e di Tofalo, le garanzie funzionali per gli operatori dei servizi, la diversa definizione del segreto di Stato, il versamento negli archivi, cioè dell'archivio centrale dello Stato, di atti che riguardano pagine terribili della nostra Repubblica, da Piazza Fontana alla strage di Piazza della Loggia, dall'attentato al treno Italico alla Austica, al treno di Bologna del 1980, alla stazione di Bologna del 1980. Manca, come per Tangentopoli, un censimento definitivo che possa verificare le accuse rispetto agli esiti definitivi delle vicende. E per Mani Pulite l'ha fatto Pier Camillo Davigo insieme con Grazia Mannozzi in un libro del 2007 che è La corruzione in Italia. Le democrazie oggi sono sotto attacco dal terrore e dalla criminalità organizzata e dai poteri economici fuori controllo. Eckhard Werterbach, capo dell'intelligence tedesca, alla fine degli anni 90 diceva che il XXI secolo sarà segnato da una lotta senza quartiere tra stati legali e poteri criminali. In questa profonda simmetria dello scontro tra le democrazie da un lato e il terrorismo e la malapianta della criminalità dall'altro, come la definisce Nicola Gratteri, c'è bisogno di una grande collaborazione tra tutte le organizzazioni dello Stato, tra tutte le istituzioni dello Stato. Perché il nemico della magistratura non è l'intelligence, così come il nemico dell'intelligence non è la magistratura.
per cui bisogna passare dalla diffidenza reciproca alla collaborazione necessaria. Questa è l'introduzione al tema che mi auguro possa essere sviluppato e sarà sicuramente sviluppato nel migliore dei modi. Al magnifico rettore dell'Università della Calabria, professore Gino Miracle Crisci. Grazie. Dopo dopo questa interessantissima introduzione che ci racconta un po' tutta la storia, insomma, e spero che poi sarà completata dal sottosegretario, si evince che siamo in una fase storica completamente diversa. Cioè, noi dobbiamo prendere atto che siamo in una fase storica diversa. Noi all'università ne abbiamo prese atti perché a un certo punto sono arrivati i ROS e ci hanno detto che noi siamo uno dei tre obiettivi del terrorismo in Calabria. Quindi ci hanno svegliato dicendo che non è solo perché siamo un'università aperta a tutti, poi possiamo essere... E allora io volevo solo dire, aggiungere alcune cose. Noi abbiamo aperta questa porta del master sull'intelligence con molta fatica, perché andiamo a toccare un tasto dolente del sistema universitario italiano, anzi io oserei dire dell'intero sistema culturale italiano, quello che esiste un conservatorismo che fa spavento. Qualsiasi altra pagina nuova si apre, subito la prima affermazione: no, prima di pensare se poi il contesto, la risposta è subito no. E quindi è una sfida continua. Aprire questo master dell'Università di Calabria è stato una fatica terribile, dovuta a tutto quello che il professor Caligiuri ci ha ricordato, una storia per il resto degli anni 70, degli anni 80, tutte queste accuse fatte, non considerando che oggi la situazione è completamente diversa. Intanto c'è una legge che ha modificato il quadro, che Minniti ce l'è venuto a spiegare a 10 anni dalla... E quindi c'è tutto un sistema diverso, il controllo è molto più forte, quindi bisogna prendere atto di questo. Ma poi il mondo è diverso, l'intelligence oggi è fondamentale. È fondamentale. Invece questi pregiudizi restano, ed è la fatica che facciamo tutti i giorni. Vi garantisco, la fatica che facciamo tutti i giorni. Per esempio, finalmente è stato deciso che noi dell'università da qualche tempo ci dobbiamo occupare del cosiddetto terzo settore. Ma cos'è il terzo settore? Il primo settore era il trasferimento delle conoscenze. L'università italiana è fra le migliori al mondo. Come trasferiamo noi? Vi garantisco, c'è una tradizione consolidata. Poi c'è il secondo, che è la ricerca. E va bene. L'abbiamo sposato in pieno. Ma qui si deve aprire una rossa parentesi, ma lasciamo stare. Il terzo settore, che cos'era? Era l'impegno verso il territorio e soprattutto l'impegno di aiutare l'economia e l'industria. Questo era, che ha come fulcro il trasferimento tecnologico. Voi lo sapete che fatica, il denaro, questo diavolo. Far entrare il concetto dell'aiuto all'economia, che la famosa ricerca applicata, è stata una fatica veramente. Ora è stata abbastanza accettata da tutti quanti, ma come al solito con anni di ritardo, come un'altra sfida. In Calabria non può nascere nulla di buono, altra sfida enorme, non è vero. Noi abbiamo creato, noi, io sono l'ultimo, ma insomma, chi è prima di me, abbiamo creato una realtà incredibile che si chiama Università della Calabria. Noi siamo stati valutati recentemente dal ranking di Shanghai, dal ranking quello del Times, fra le migliori 400 università del mondo. E in alcuni settori, l'informatica, la matematica, la fisica, siamo fra le 200 migliori università del mondo, non italiane, del mondo. 15ª università italiana, in Calabria, che è una sfida enorme, e in Calabria ci si mette, come dicono da dove sono cresciuto, di buzzo buono, si riesce a fare cose eccezionali. Però sapete la denigrazione, ci facciamo male da noi. Tanto per darvi un dato, giusto perché visto che siamo qui, facciamoci anche un po' di pubblicità. Recentemente il Ministero ha designato i 350 migliori dipartimenti di tutte le università italiane. Va bene?
Come è andata all'università? Ci ha fregato solamente Salerno. 6 dipartimenti di eccellenza, però c'ha 16 dipartimenti. Noi 5 con 14 dipartimenti. Ma le altre università del sud, ve le dico come sono. Bari 3, Lecce nessuna, Basilicata nessuna, Catania 1, Palermo 1, Messina 0, noi 5. E siamo in Calabria, con tutte le difficoltà annesse e connesse di creare una struttura molto articolata. Perciò ho chiesto al sottosegretario di venire a trovare, una volta si vede una realtà che non se ne immagina neanche. Nasce dal fatto che in Calabria bisogna essere convinti che riusciamo a fare cose. E cos'è l'intelligenza? Noi siamo convinti e stiamo tentando insieme, poi ne parlerà credo il professor Guarasci, che noi siamo convinti che un corso di laurea intelligence sarebbe utile. Anche perché oggi l'intelligence, come ci ha spiegato Minniti più volte, l'ha spiegato anche ieri, in questo bellissimo incontro che abbiamo avuto a Reggio, con 40 rettori dell'Università di Calabria, a dare la laurea honoris causa al cardinale Ranasi. Le università in tutto il mondo sono coinvolte nell'intelligence. Solo in Italia le università non venivano coinvolte, cioè i giovani dell'università, i giovani laureati, perché tutta l'intelligence venivano trovate le forze dell'intelligence nelle forze dell'ordine, i carabinieri, i polizie, eccetera. E invece lui ha detto, finalmente abbiamo capito, sempre dopo gli altri, ma una volta che arrivassimo primi, che invece il sistema universitario, soprattutto la formazione e l'eccellenza del sistema universitario, gli studenti migliori, possono essere utilizzati. E lui ha fatto una grossa campagna fra tutte le università e hanno già assunto più di 100 universitari, gente che sa 4 lingue, gente che sa cos'è l'informatica, gente così, e continueranno in questa politica, perché il sistema dell'intelligence di oggi non è solamente fatto dei meccanismi del passato, ci ha spiegato bene che è fatto dei meccanismi nuovi. Più introduciamo meccanismi nuovi, gente nuova, mentalità nuova, alla fine. E poi ci ha anche illustrato recentemente come gli altri si sono mossi da anni, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, eccetera, eccetera. Quindi, però sarà una fatica ottenere questo dalla nostra università, non sarà un'operazione facile, no? No, tu si laurea in intelligence, invece sarebbe una cosa estremamente innovativa, nuova, che porterebbe l'Università della Calabria a essere faro in Italia per iniziative di questo tipo. Quindi noi siamo, almeno io come rettore, sono perfettamente in linea con questo. Dobbiamo solo studiarlo nelle regole dell'Accademia italiana, che non è so facile, regole legislative, legali, spesso sono le leggi che ci legano le mani. Ci siamo dati una serie di norme che sono spaventose, una cosa, pensando, idea folle, che risolve il problema aumentando le regole, che come pensando che se la collettività è marcia e corrotta, le regole aggiustano quella che l'etica dovrebbe fare da un'altra parte, è una cosa folle, nessuna regola aggiusta, perché fatta la regola, come dicono i saggi, trovate l'inganno, quindi, e frega solo gli onesti. Noi stiamo scoprendo ormai che le università e i dipartimenti che sono fregati a tutte queste regole sono quelle oneste, perché loro si vogliono attenere alle regole, invece chi è un più leggero, diciamo, poi alla fine la strada di superare le regole la trova, ed è sbagliato. Secondo me dobbiamo avere il coraggio di affrontare, e finisco giusto per fare un esempio, come non è solo un argomento che riguarda l'università o altri modi di pensare, l'argomento riguarda la nostra società calabrese, che ormai mi sono convinto è di un conservatorismo incredibile. Vedo un esempio, metropolitana Cosenza. Tutto il mondo ci sono queste metropolitane, sono fatte innovative, non c'è città evoluta, eccetera, che non abbia delle metropolitane. Appena arrivata a Cosenza, no, non si deve fare. Allora gli chiedevo, ma perché non si fa? Ci deve essere qualche motivo. E scopro a un certo punto, fra i più accaniti no, non sapevo neanche dove passava la metropolitana. Capito? Cioè, scopro che ho fatto un convegno dove c'è stato un rosso litio fra me e altri validi esponenti della città di Cosenza, e poi scopro che la metropolitana sarebbe stata presentata ufficialmente la settimana dopo. E da allora cosa vi arrabbiate? Aspettate almeno una settimana, così avete i dati. No, perché la risposta è sempre no. È qualcosa di innovativo che cambia un po' il contesto generale. Allora la risposta è no, sempre, automatica.
però la smettiamo di continuare a dire no. Se continuiamo a dire no, gli altri che invece no, non lo dicono, vanno da tutt'altra parte. Io questo lo dico, è uno dei problemi più seri che io ormai da 40 anni all'università noto, cioè questa difficoltà a accettare le cose innovative, che vanno studiate bene, non sono cose avventuristiche, che è un'altra cosa, sono cose innovative, guardando il mondo che evolve, il mondo che evolve, le necessità attuali, quella del rischio della sicurezza, da attentato, è serio. E noi pensiamo di essere fuori, poi capito, ti arriva la macchina che ti investe i nostri studenti a 100 all'ora e poi ci cominciamo a lettare le ferite. Forse se ci avessimo pensato prima sarebbe il caso. E quindi andiamoci a fare. Noi ce la metteremo tutto come stiamo facendo in molti altri settori. Per esempio quest'anno abbiamo attivato la cosa fondamentale, l'ingegneria alimentare, che non ha avuto un grosso risultato, almeno per ora, il primo anno, che è fondamentale. Vogliamo sviluppare l'industria alimentare calabrese. La trasformazione è quel che conta. Ci vogliono ingegneri che si occupino di trasformazione. La faremo capire anche ai cittadini calabresi l'anno prossimo. Bisogna avere il coraggio dell'innovazione. Noi su questa cosa delle lauree di intelligence ci proveremo. Però non dipende solamente da me o dal professor Barasci, dipende dal senato accademico, gli altri, le anime pie che spesso ci contrastano in cose anzi abbastanza ovvie, però insomma, ce la metteremo tutta. Se ci riusciamo sarà. No, se ci riusciamo sarà una bella cosa, perché sarà una cosa estremamente innovativa. Che poi vedrete che fra qualche anno serviranno molte altre università, perché è una via stretta, perché oggi l'intelligence è una cosa diversa dell'intelligence che era al piede della guerra fredda. Oggi l'intelligence è capire i processi, anticipare l'evoluzione dei processi, dare una mano a che i processi vadano in certe direzioni, non è semplicemente un sistema, è un sistema di analisi profonda del contesto, della situazione attuale, dei diversi contesti nazionali, dei contesti internazionali, dove si va a finire, insomma, è una cosa estremamente complessa, molto più complessa di quanto la gente crede, però riuscire a convincere tutti non sarà un'operazione facile, ma ci proviamo, grazie. Grazie. Grazie, direttore, per questo suo intervento, mi è piaciuto questo, l'intelligence e capire e anticipare i processi. La parola al professor Roberto Guarasci, direttore del Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione dell'Università della Calabria. Salutiamolo con un applauso. Ringrazio Mario, al quale mi lega, diciamo, amicizia e conoscenza da purtroppo svariati decenni, purtroppo per l'età, non per altri dati di altro genere. Il discorso che faceva all'inizio e le riflessioni fatte anche dal rettore mi facevano venire in mente una vicenda particolare. Diciamo, il primo servizio di messaggistica o postale che abbiamo avuto in Europa è nato nel XV secolo. Massimiliano d'Asburgo, intorno al 1450, decise a un certo punto che era necessario un sistema postale stabile, quindi non un sistema on demand diremmo oggi, ma un sistema stabile che trasportasse le notizie da una parte all'altra di un impero che cominciava a diventare estremamente grande. Ci avevano provati molti fino a quel periodo, ma dopo il mondo romano nessuno era riuscito più a costruire un sistema stabile per motivi di costi, cioè bisognava tenere in piedi le stazioni dove cambiare i cavalli, bisognava pagare il personale, i problemi che abbiamo ancora oggi quando mettiamo insieme un servizio costava. Per cui dopo un po' le casse pubbliche, anche allora perennemente in deficit, abbandonavano e quindi si ricorreva a soluzioni temporanee. C'era un evento bellico, si costruiva il servizio, c'era la pace e il servizio veniva smontato. Massimiliano d'Asburgo ha un'idea interessante. Si rivolge a un competente, cioè cerca un consulente, diremmo oggi. Il consulente è un signore italiano che si chiamava Gianetto all'epoca Tassis, che aveva fatto l'unico servizio che funzionava, quello dello Stato Pontificio. Ed era il primo esempio di, diremmo oggi, pubblico-privato. Allo Stato non costava niente, perché l'idea vincente per l'epoca qual era? L'appalto a un privato. Io ti do la possibilità, con una patente regia, di trasportare notizie,
quindi plichi, dispacci, eccetera, facendoti pagare. Le mie le trasporti gratis in cambio del permesso e del salvacondotto regio di viaggiare liberamente con una patente regia in tutto il territorio dell'impero. Il sistema funzionò. Fu il primo sistema postale che abbiamo avuto in Europa. Con la differenza, non scritta, ma ovviamente dopo alcuni secoli nota ai più, che il corriere non era solo un postino, era un informatore sostanzialmente. Cioè il patto non scritto era che i corrieri venivano addestrati. Venne costituita proprio una scuola per addestrare i corrieri, nella quale si insegnavano prima di tutto tecniche di memoria. Ci sono proprio i brogliacci dei pagamenti, si pagavano dei signori esperti nell'arte della memoria, oltre a cose molto più banali, cavalcare o altro. Perché? Perché non c'era niente di scritto, cioè i dispacci commerciali erano scritti ovviamente, ma quelli seguivano la loro strada. I dispacci ufficiali erano a voce. L'unica cosa che veniva per iscritto era il foglio di viaggio, nel quale venivano annotati in maniera puntuale arrivo e partenza, arrivo e partenza, arrivo e partenza, quindi la tracciatura del percorso, e venivano annotati le credenziali, quindi la credibilità dell'informatore. L'informatore riferiva a voce con un altro compito, di riferire ogni fatto e ogni eventuale reato del quale veniva a conoscenza durante il percorso. Arrivato nella prima stazione di posta, il suo compito era andare dal mastro giurato, quindi dal magistrato cittadino, a riferire se era il destinatario, il messaggio ufficiale, o eventuali fatti relativi a reati. Era il magistrato che poi si incaricava di deferire al magistrato ordinario se era un reato, ovvero di avviare per i canali opportuni l'informazione se era tra virgolette politica e quindi doveva arrivare all'entourage dell'imperatore. Questo sistema funzionò perfettamente fino a quando il potere centrale dell'impero asburgico, che continuò per secoli, era forte. Cioè il potere centrale forte produceva un sistema di gestione dell'informazione e di passaggio dell'informazione preciso. Non c'era commistione tra il reato ordinario e l'informazione politica, c'era una netta distinzione, che poi è l'oggetto in parte della discussione di oggi. Quando crolla il sistema? Quando il potere centrale perde la capacità di controllare il territorio. Cioè quando il potere centrale si affievolisce per le notte dinastiche, per l'estrema grandezza dell'impero, quindi l'impossibilità del controllo del territorio, il sistema collassa. Quindi non c'è più una netta distinzione e il sistema dei corrieri diventa di volta in volta al servizio di questa o quella fazione. Non c'è molta differenza con quei tratti della storia recente che abbiamo delineato finora. Il rettore ricordava prima la difficoltà nel far capire la neutralità, se non la positività, del sistema dell'intelligence. Io non credo che sia solo una reazione al nuovo. Io credo che quando sono state delle forti obiezioni a dei percorsi culturali sull'intelligence è perché l'intelligence è ancora colorato della negatività che negli anni 70 e negli anni 80 l'intelligence ha avuto nel nostro paese, che continuiamo in parte a pagare ancora oggi in alcune delle vicende insolute del paese. È chiaro che c'è una reazione, specie in quelle parti che hanno sempre avversato quella tipologia di comportamenti e di azioni, colorandoli come appartenenti a quello o a quell'altra fazione politica. Quindi ci sono una serie di concause che ad oggi ostacolano. E non a caso si sono verificate quando il potere politico si è indebolito, quando il potere centrale non è stato più in grado di controllare l'apparato dello Stato. Che è esattamente quello che è successo negli ultimi 5 secoli della storia europea. Si ripete periodicamente questo problema. Quando l'apparato dello Stato non è in grado più di controllare se stesso e di presidere il territorio, ovviamente tutti i sistemi di informazione non rispondono più in maniera corretta. Perché intelligence di fatto correttamente altro non è che i sistemi di gestione dell'informazione, metodi per l'acquisizione di informazioni. In questo è corretto. C'è la possibilità in questo tipo di attività di far coincidere una pluralità di scienze, molte delle quali dovessimo attivare realmente il percorso, abbiamo. Il problema è far capire che devono colloquiare,
Il problema non è all'esterno, il problema è anche al nostro interno. Far capire che devono parlarsi settori diversi della conoscenza è una delle grandi sfide delle università. Non si parlano. E non si parlano, i risultati non è che li vede l'università, li vede la società civile. Cioè il discorso fatto dal ministro Minniti di una concezione settoriale dell'intelligence priva di alcune competenze, che per esempio il mondo anglosassone vive in maniera diversa, non è per una carenza del sistema dell'intelligence, è per una carenza del sistema formativo. È il sistema formativo che non è stato finora in grado di garantire la trasversalità delle conoscenze. Non ci riesce, ma non ci riesce non solo nell'intelligence, non ci riesce nella vita quotidiana. Quindi il tema è sicuramente affascinante, è sicuramente interessante, ma almeno per quanto ci riguarda, nella prospettiva futura, va inquadrato in un discorso di trasversalità delle competenze che va affrontato con grande delicatezza, che va affrontato con prudenza, non perché non sia possibile, ma perché altrimenti si scatenano quelle che sono le gelosie degli ambiti disciplinari. Cyber security è intelligence o è informatica? Analisi dei dati è intelligence o un'attività in ordine ai sociologi e agli economisti? Criminalità economica è intelligence o economia? Sembra banale, ma non lo è affatto, perché mettere insieme questi oggetti significa avere una visione d'insieme che non ha l'università, che l'università al momento non ha perché non può averla, ma che non ha il paese. Il problema è sempre quello, cioè se il paese non riacquista una capacità di visione strategica facendo convergere elementi diversi verso finalità definite, il problema non lo risolviamo. Noi possiamo risolvere frammenti, possiamo anche istituire il corso di studi, possiamo, come abbiamo fatto, continuare ad attivare il master, ma se non facciamo riacquisire una capacità di proiezione prospettica al paese, non andiamo da nessuna parte. L'intelligence resterà quella che è, perché quando alla fine io devo insegnare qualcosa e non posso insegnare altro perché il collega mi dice quello non è compito tuo, il problema non l'ho risolto e non lo risolvono le norme, lo risolve se il paese si riesce a dare una visione d'insieme, si riesce a, purtroppo nella prima fase, ad obbligare ad avere una visione d'insieme. Se non riacquistiamo questa capacità potremo anche fare delle iniziative singole, sicuramente cercheremo di attivare il corso di intelligence, ma sarà un'iniziativa spot, sarà un'iniziativa singola, non sarà un'iniziativa di sistema. Mario sa bene che nello stesso dipartimento nel quale siamo insieme abbiamo corsi di laurea tradizionali e il suo master e un corso di studi che è quello di cui mi occupo, che è gestione e conservazione dei documenti digitali, che è un corso trasversale. Le trasversalità sono di difficoltà estrema, cioè mettere insieme dei colleghi di diritto, dei colleghi di informatica, dei colleghi di aree umanistiche e far capire che quando si insegna l'informatica finalizzata a qualcosa, non è l'informatica che insegno a chi deve fare l'informatica, è un'altra cosa. Far capire a chi si occupa di diritto, in questo caso di diritto amministrativo, che non gli deve fare la lezione come gli studenti di giurisprudenza, ma glielo deve fare in un altro modo, è difficilissimo. Lo stesso vale per l'intelligence. Noi abbiamo teoricamente tutte le competenze. Abbiamo gli informatici, abbiamo i giuristi, abbiamo gli economisti, abbiamo chi si occupa di intelligence. Ma la loro messa insieme produce una frittata se non riusciamo a far capire la visione d'insieme. E questa, vi prego di crederci, è la cosa più difficile. Mi auguro che riusciremo a farla. Ringrazio e faccio gli auguri di buon lavoro. Professore Guaraci, per l'analisi molto, molto attenta che ha sviluppato, vorrei dire che la circostanza di avere posto sul tappeto accademico il tema dell'intelligence già di per sé è una cosa importante per il nostro paese. E poi, come diceva quel grande presidente americano che era Abraham Lincoln, stabiliamo che una cosa si può e si deve fare e troveremo il modo. La parola al sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri. Salutiamolo con un applauso e lo ringraziamo con grande affetto per essere qua. No, sono io che ringrazio voi. Intanto ringrazio il sindaco che mi ha accolto a Soveria Mannelli, che è un comune, devo dire, visto poco, ma accogliente, fresco e che rappresenta la bellezza della Calabria. Quindi grazie al sindaco e ringrazio Mario Caligiuri per questa occasione, perché ascoltarvi
è stato davvero molto interessante e ha messo in luce tutta una serie di elementi che in parte voglio provare a raccogliere per degli spunti, anche per delle riflessioni che secondo me vanno poi costruite anche dal punto di vista legislativo, occorre cercare di lavorarci. Io ringrazio Mario perché è da anni che si occupa e lavora su queste materie con grande scrupolo, con grande serietà, con grande professionalità, e poi per aver scelto il comune a cui lui è legato, perché dedicare queste giornate all'Università dell'Estate e poi nella biblioteca, lo dicevo col sindaco, dedicata a suo padre, quindi a Michele Caligiuri, e quindi è un motivo in più, vuol dire che ci onori non solo di questa occasione professionale, ma ci fa entrare anche negli affetti più cari, in quello che ti sta particolarmente a cuore. Quindi grazie davvero per questo invito, per aver scelto questa sede, a tutti voi che siete presenti. Anch'io ringrazio le autorità, c'è il colonnello della Guardia di Finanza, il capitano e tanti altri amici che ci sono. Abbiamo qui la collega Magistratura Intelligence, c'è la dottoressa Morrone, che è un magistrato che vorrei salutare, poi la sentiamo che si spazia sia dal civile che dal penale, il dottor Dodaro, che della questura e che è dirigente del commissariato, e il consigliere Di Natale che mi ha seguito del comune, e tanti altri amici che sono venuti a trovarci. Io ringrazio. Poi ho conosciuto il rettore, altro. Io lo ringrazio, quando ho sentito parlare il rettore parlava pisano, io toscano, non volevo dire proprio pisano, io dico ma strano qui, e poi in effetti mi ha detto io mi sono innamorato della Calabria, professor Crisci, sono arrivato da Pisa, anch'io mi sono laureato a Pisa, e devo dire hai ragione, perché la Calabria accoglie e poi non ti fa più andare via, perché non solo trovi persone che ti sanno amare, ti sanno accogliere e sanno costruire rapporti d'amicizia vera, ma nella Calabria ci sono teste, pensieri, progetti in tutto il mondo, se pensiamo a quello che hanno fatto i calabresi e che fanno, e quindi poi c'è sempre il rammarico di dire dobbiamo farlo anche in Calabria, e la testimonianza di queste giornate, sono contento di aver avuto l'onore di chiudere queste tre giornate per l'Università d'Estate sull'Intelligence, confermano ancora una volta le potenzialità della Calabria, le iniziative e tutto quello che si può fare, perché penso che sia l'unica in tutto il panorama, almeno italiano, di questa idea e questa iniziativa, che ha dato davvero tanti spunti, non solo a chi rappresenta la magistratura, e poi arrivo al tema, perché il tema intelligence magistratura, te hai scritto un libro, oggi hai riparlato di diffidenza reciproca, ne parlavi anche nel libro, della diffidenza reciproca che ahimè c'è stata negli anni tra la magistratura e l'intelligence. Come superarla? I tempi sono cambiati, la legge del 2007 ha in qualche modo è intervenuta, cambiando, mettendo dei paletti, ha introdotto il tema delle garanzie funzionali, che è l'altro tema, perché poi si passa dal tema della notizia, della formazione, dell'informazione, del trattamento dei dati, a tutti quei meccanismi processuali e a quelle regole processuali che il codice di procedura penale impone e che quindi devi gestire, sul quale poi voglio intervenire. Poi c'è il tema, ma voi l'avete sottolineato meglio di me, sia Mario che il professore, il magnifico rettore, che il professore, il capo del dipartimento, c'è tutto il tema anche trasversale, culturale, e Mario prima parlava di intelligence come strumento non per pochi ma per molti, hai usato questa espressione, e da lì si capisce quello che vogliamo, perché c'è tutto un tema per vincere il tema culturale e il tema quindi anche del confronto con la società civile, perché la società civile molte volte si chiede cos'è l'intelligence, cos'è, come comunicare l'attività anche che svolge l'attività civile, e per farlo diventare la società civile, per farlo diventare strumento di molti occorre necessariamente questo passaggio, il cambio culturale, capire la trasversalità, la formazione, l'investimento dell'università. Sono contento, non conoscevo
questi dati dell'Università della Calabria, mi complimento col magnifico rettore, ma non sono una novità, proprio perché credo in questa terra e credo nelle potenzialità, e quindi vanno raccolti, bisogna continuare su questo percorso, e questa idea del corso di laurea sull'intelligence è un'idea vincente, perché spazia e introduco un altro tema, che è quello economico. Ne avete parlato prima, ma in realtà uno dei lavori, sempre partendo da questo messaggio strumento per pochi che deve diventare strumento per molti, è il ruolo dell'intelligence. Tutto quello che può fare l'intelligence, non solo in tema di sicurezza, e quando parli di sicurezza allora hai il doppio binario, perché c'è la sicurezza, quella che intendiamo noi magari e che percepisce più il cittadino, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, e poi c'è il tema della sicurezza nazionale, della difesa delle istituzioni, del paese democratico, tutto quello che riguarda la democrazia, e quindi si sposta a livello, tutte e due sono importanti, e quindi come portare avanti questi temi anche della sicurezza, ordine pubblico, sicurezza pubblica, ma anche sicurezza nazionale. E il tema fondamentale, quando parlo di quello economico, che poi è fondamentale, è anche per le nostre imprese, per il nostro sviluppo. Tutto quello che fa l'intelligence può fare nello scambio di informazioni per sviluppare e per aiutare la grande impresa, e la grande impresa si porta la piccola e la media, ma anche la piccola e la media di chi ha idee, oggi molti, quanti giovani vanno avanti anche con le start-up, con le idee, con i progetti, su dove investire e su come portare avanti un investimento anche all'estero. Tutto questo lavoro che lega l'intelligence anche all'economia, nelle scelte di mercato, nella sicurezza del mercato, nella sicurezza degli investimenti, che non vuol dire solo fare profitto, ma vuol dire tenere e portare avanti un percorso imprenditoriale di sviluppo del paese. Pensiamo a tutto quello che possa riguardare la tecnologia, l'informatica. Parlava prima del corso di laurea, e mi auguro che anche quello possa andare avanti, sull'ingegneria alimentare. Io vengo da una zona vicino a Parma dove c'è l'Authority, che anche quella sta andando, e quante occasioni ci possono essere, ma anche nelle scelte, pensate, alimentari, imprenditoriali, sentiamo oggi, e questo avvicina anche il cittadino, quello che mangiamo, quello che ci arrivano i prodotti, come vengono formati, come vengono lavorati per la nostra salute, quali scelte, quali informazioni, quando uno importa anche non solo l'esportazione, ma quello che le imprese straniere importano nel nostro paese, sulla sicurezza, che è una sicurezza che può essere una sicurezza alimentare, una sicurezza informatica, una sicurezza che davvero venga vista a 360 gradi. C'è tutto questo lavoro che l'intelligence fa, ma sul quale lavorare ancora di più, che lega anche il rapporto economico, come pensate a chi investe nel gas, a chi investe nell'energia, a tutto quello che ruota intorno, eravamo abituati agli investimenti petrolio, non petrolio, ma oggi i vari tipi di energie, i vari tipi di investimento anche nello sviluppo di un paese. Quanti conflitti partono dal tema economico? Senza andare lontano a tutto quello che abbiamo vissuto e c'è stato con la Libia e nella geopolitica, e quello che viviamo nel Mediterraneo. Quanti interessi economici sono alla base a volte delle scelte anche che poi vanno a incidere sulla tenuta democratica, sulla sicurezza dei rapporti tra paesi e anche nella strategia delle alleanze? Perché poi anche la strategia delle alleanze parte e molte volte da scelte, da investimenti economici. Quindi c'è anche tutto questo filone che l'intelligence segue e che forse non sempre viene percepito, e sul quale noi dobbiamo invece sempre di più dire grazie e cercare nello stesso tempo, come sapete gli organi di intelligence dipendono poi dalla presidenza del Consiglio, investire su questo settore, che non sono secondari, anzi forse precedono tutto quello che poi viene percepito in termini di sicurezza. Poi abbiamo la sicurezza, quella che
conosciamo di più, che oggi viviamo tutti, la lotta al terrorismo e quindi tutto quello che riguarda le scelte e anche le collaborazioni, la cooperazione internazionale. E allora sul tema anche della magistratura e l'intelligence, anche la magistratura deve formarsi su questi temi, deve andare avanti, deve vincere e deve cooperare in questa collaborazione sempre più stretta e sul contributo che può dare anche l'intelligence in alcune scelte che può fare il pubblico ministero, la magistratura, anche nella lotta al terrorismo. Noi abbiamo investito con le ultime leggi creando una procura antiterrorismo, sapete che la procura antimafia è diventata anche procura antiterrorismo, il procuratore sta facendo un lavoro ottimo anche con i procuratori distrettuali a livello di terrorismo e il pubblico ministero, lo sanno le forze dell'ordine presenti, ha bisogno poi di confrontarsi su tanti temi con le forze dell'ordine e anche sul tema del terrorismo ci deve essere un gioco di squadra tra l'intelligence, i servizi di intelligence e le nostre forze dell'ordine, sempre confrontandosi col pubblico ministero. Dobbiamo lavorare per quel rapporto che anche nel libro di Mario emerge bene quando parli di non solo rapporto tra magistratura e intelligence, ma anche di coordinamento, che è l'altro poi filone che forse dedicherebbe, anzi anch'io ringrazio la casa editrice Rubettino perché leggo parecchie pubblicazioni della casa editrice, non sapevo il collegamento anche in questo comune dell'editore come consigliere comunale, però una casa editrice che lavora su questi temi, è avanti e li porta avanti con grande coraggio nella crisi dell'editoria, perché oggi sappiamo tutti cosa vuol dire anche la positività della tecnologia, ma anche la fatica della carta stampata e anche per un editore, invece avere investire su questi temi giuridici della legalità caratterizzano e portano un contributo importante. E dicevo una pubblicazione, forse ce ne sono già, ora non è, però anche nel rapporto tra le forze dell'ordine e l'intelligence. Quindi io lo guarderei non solo tra magistratura e intelligence, ma anche coinvolgendo e sviluppando sempre di più quel coordinamento tra le forze dell'ordine e l'intelligence. Sapete che l'intelligence organizzata con i vari capitronco nelle varie regioni, ma ci deve essere, e già collaborano con le forze dell'ordine, ma bisogna sforzarci nel rafforzare questo coordinamento e nel porsi anche come interlocutore unico di fronte al magistrato, perché poi il pubblico ministero ha di fronte varie esperienze e quindi l'intelligence può da una parte aiutare il pubblico ministero su questi temi della lotta al terrorismo e tanti altri, anche a questo coordinamento che deve essere una sinergia di forze sul territorio. Quindi c'è questo profilo, c'è il profilo della cooperazione internazionale. Noi come paese siamo quello che più dà informazioni agli altri, vogliamo lo stesso. Noi abbiamo una delle cose che sono state fatte in questi anni, secondo me importante, quello di chiudere tante procedure di infrazione che l'Italia aveva, e abbiamo recepito tante direttive comunitarie, e in materia di giustizia ne abbiamo fatte tantissime, magari non vanno sui giornali, ma penso a tutto il tema della confisca anche a livello europeo, dell'ordine di indagine europeo e tutto quello che riguarda la cooperazione internazionale, lo scambio di informazioni. E allora noi siamo il paese che non solo ha recepito tutti questi strumenti normativi e che oggi è avanti rispetto agli altri in Europa, ma che anche li condivide e li dà. Però non tutti i paesi collaborano come collaborano l'Italia. Quindi noi dobbiamo pretenderlo, continuare a darli e poi avere i funzionari, l'intelligence, le forze dell'ordine capaci a analizzare questi strumenti di formazione, perché la lotta al terrorismo la si vince sulla prevenzione, la si vince sull'analisi, la si vince su come acquisisci, in che modo, sulla tempestività
dell'acquisizione dell'informazione di quel dato ed intervento, perché allora puoi prevenire. È difficile intervenire dopo. E allora nel cambio culturale è determinante, perché anche io cittadino, devo capire quale può essere e come posso sentirmi parte di una sicurezza partecipata, che è l'altro concetto che spesso emerge e che va sottolineato nel dare l'informazione, a chi darla, a chi, come non sottovalutarla, come scambiarla, come da tempo fa, anch'io che mi considero un addetto ai lavori, una persona mi ha mandato dall'interno del carcere, un funzionario, uno che aveva avuto rapporti di carcere, una serie di informazioni. Allora ti arriva e dice, ma a chi comunque, insomma, rimani sempre di fronte all'informazione, devi essere pronto a coglierla, a capirla e a darla agli organi di controllo, agli organi preposti che sappiano lavorarlo. Quindi questo è il tema, e su questo si deve sforzare anche la magistratura. La Scuola Superiore della Magistratura, di cui fa parte anche il Ministero, perché c'ha 4 rappresentanti, alcuni di legge il CSM, altri il Ministero della Giustizia, il CSM, la formazione quindi anche dei magistrati in questo rapporto di confronto con l'intelligence, nel rispetto dei ruoli, evitando, tutti, è noto il caso Abu Omar, quello che ha detto la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale nel libro, Mario, ne parla, raccoglie tante di queste sentenze, è utile, prima infatti l'ho richiesto perché mi ricordo che nel libro c'è tutta una parte che raccoglie le sentenze della Corte Costituzionale e li ricostruisce, dove fissa dei principi importanti, trova quel punto d'equilibrio tra l'esercizio dell'azione da parte del pubblico ministero in un sistema dove c'è l'obbligatorietà dell'azione penale e il ruolo e anche l'importanza, però il riconoscimento di un lavoro come quello dell'intelligence. La legge del 2007 mette dei paletti e chiarisce, però va, secondo me si può fare, si può andare ancora avanti per chiarire, sì, sulle cause di giustificazione la chiarezza è stata fatta, sulle scriminanti, su quello che è il confine tra il che tutti conosciamo nel consentire la copertura di fronte a certi temi. C'è il tema delicatissimo, quindi quello delle scriminanti, quello del limite, del confine dell'azione, dell'acquisizione dei dati, il tema del segreto di Stato. Sentenze della Corte Costituzionale ne parlano e riparlano, sull'opponibilità, e quindi sapete tutti la procedura del segreto di Stato, che può fare la Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Presidente del Consiglio o un'autorità delegata, di solito il sottosegretario che ha la delega, un ministro senza portafoglio. E tutto il tema però che la Corte Costituzionale anche riconosce dell'opponibilità al segreto di Stato e quindi dell'autorità giudiziaria, anche lì il confine, perché pongo il segreto di Stato per salvaguardare tutto quello che riguarda la sicurezza democratica e quindi la sicurezza delle istituzioni, e l'esigenza invece di perseguire per la magistratura, laddove li ravvisi, tutta una serie di reati. Quindi il confine non sempre è facile da definire, da delineare. Ci sono oggi però gli strumenti, non solo la riforma del 2007, ma anche queste sentenze della Corte Costituzionale. Io le ho raccolte, ma non perché siamo qui ospiti di Mario, ma veramente richiamo la lettura del libro, perché è talmente lineare e semplice che chiarisce questi punti. E poi cercare di trovare questa linea comune e la consapevolezza del contributo determinante che si può dare nella tenuta del sistema e nel garantire la sicurezza di tutti noi, perché se funziona questo meccanismo
e anche l'intelligence deve percepire la fiducia della magistratura nell'operare, perché deve poter lavorare con gli strumenti e nello stesso tempo con quella serenità e quella tranquillità di condividere anche alcune scelte e alcune decisioni. Quindi questo penso però che si sia in una stagione dove si possa dire superata questa fase di diffidenza reciproca. Te forse non sei così ottimista, però sono stati fatti dei passi in avanti importanti, secondo me, e oggi anche l'ultima legislazione in materia di antiterrorismo ha riconosciuto un ruolo all'intelligence e ha riavvicinato anche questo rapporto tra intelligence e procura, soprattutto in materia di antiterrorismo, ma penso che ci siano le premesse per continuare anche su altri settori. C'è poi il tema, lo accennava sempre prima Mario, del CASA, che è quest'organo che è molto utile, di cui fa parte anche la polizia penitenziaria, che garantisce la sicurezza. È un organo che raccoglie tutte le forze dell'ordine, elabora strategie, elabora proposte su questi temi, e quindi penso che sia fondamentale, porta un contributo notevole anche all'interno delle carceri. Noi dentro le carceri stiamo facendo tutto un lavoro perché i detenuti per reati legati al terrorismo non sono tantissimi, li abbiamo, sono isolati, li abbiamo messi in determinate strutture, sono monitorati e sappiamo che sono detenuti o con sentenza definitiva o in attesa di giudizio per reati terroristici, e quindi da lì si parte. Però il numero su 50.000 detenuti non è alto, per fortuna. C'è tutto il tema di capire quello che avviene in tema di radicalizzazione all'interno delle carceri, e quindi studiare i movimenti, studiare gli atteggiamenti, studiare anche episodi. Prima il professor Guarasci parlava di difficile quando si è trasversali, e qui ci vuole il sociologo, lo psicologo, il capire anche come si veste, perché si veste in un determinato modo, perché si isola, perché non fa vita di gruppo, e anche come affronti il tema, che è un tema che dobbiamo garantire certamente, della libertà religiosa, ma tutto quello che può riguardare il culto. Quindi anche all'interno delle strutture carcerarie noi cerchiamo di integrare, di consentire a ciascuno di svolgere, di esprimere le proprie libertà, per capire anche e vedere, non radicalizzare, non evitare appunto l'isolamento, non l'isolamento chiaramente quello dovuto per il sistema penitenziario, ma per capire alcuni comportamenti. Su questo noi ci stiamo attrezzando anche con il NIC, che è il nostro nucleo della polizia penitenziaria, che lavora su questi temi all'interno del carcere, nell'acquisire informazioni e indagini, e li comunichiamo, le forniamo. Il servizio intelligence entra dentro le nostre carceri, la legge li riconosce un ruolo fondamentale nell'acquisizione anche delle notizie, ma anche lì vanno acquisite, monitorate, vanno attenzionati i soggetti che possono creare sospetto, suscitare sospetto, e poi vanno elaborate e fornite anche all'esterno, non solo il nostro interno, ma anche con gli altri paesi. Poi c'è il tema della cooperazione, ne abbiamo parlato, del segreto di Stato, ne abbiamo detto, e capire come tutto questo possa diventare sistema e farlo capire anche al cittadino, perché poi è chiaro che la fiducia del cittadino viene percepita. Ho visto che proprio c'è un rapporto delle Eurispes sulla fiducia dei cittadini nell'intelligence, ed è aumentata al 64%. Cioè oggi il cittadino si rende conto che grazie anche al lavoro dell'intelligence con quello delle forze dell'ordine dipende
la propria sicurezza, è arrivato al 64%, mentre prima, quando parlavi di intelligence, era qualcosa di misterioso. Qualcuno confondeva anche l'attività di informazioni con l'attività che fanno a volte anche all'interno delle tipo lobby, tra virgolette, nel percepire alcuni dati. Oggi il cittadino ha capito l'importanza di questa, dell'intelligence, ed è fondamentale anche nel rapporto con la magistratura, perché anche la magistratura ha questa consapevolezza del ruolo dell'intelligence e quindi della necessità di questa leale collaborazione, quindi cooperazione e collaborazione. Quindi io penso che il pilastro della legge del 2007 chiarisca e abbia fatto un passo in avanti importante, che oggi, vincendo questo cambio culturale, si possa parlare anche di un qualcosa in più nella collaborazione e ci siano tutti gli strumenti per andare avanti. Sulle informazioni c'è il tema di come gestirle, dove raccoglierle, il tema della sicurezza dei dati, dove conservarli, quanto conservarli, chi le deve custodire. Su questo ci sono già delle linee guida, però si può ancora, anche perché la tecnologia cambia. Tempo fa, proprio all'Arma dei Carabinieri, sono stato a un convegno sulla gestione anche delle voci, di come tenerle. Abbiamo fatto tutta dei passi in avanti, pensate a quello che è stato fatto per il DNA. Il DNA si è partiti dall'anno zero, oggi sul DNA sono stati fatti passi in avanti importanti, quindi è chiaro tutta la gestione. Anche noi presso l'amministrazione penitenziaria abbiamo un laboratorio sul DNA e tutto quello che è stato fatto, ma se noi andiamo a vedere la storia del DNA e come si è partiti, e invece oggi l'importanza anche dal punto di vista probatorio. E proprio tempo fa all'Arma dei Carabinieri mi sono trovato a un confronto con il comandante generale e altri addetti ai lavori sulla il tema della prova fonica, di tutto quello che può riguardare anche la voce, il timbro di voce, come custodirlo, come capire se è genuino, se è vero, e come confrontarlo, come svilupparlo e studiarlo, perché uno poi anche nella conversazione telefonica, dal timbro della voce, poi può cambiare a seconda dell'umore, a seconda di come stai, e quindi anche nell'attribuzione di una voce, come conservi questi dati, quindi un po' tutta anche un'evoluzione dal punto di vista delle tecniche investigative che oggi ci sono e che riguardano non solo la cyber security e tutto quello che riguarda l'informatica, ma anche forme di prova che sono sempre più importanti. E su questi temi la magistratura da sola non può andare, perché non ha una specializzazione, non ha una formazione, e si affida e deve affidarsi necessariamente alle forze di polizia. E anche su questi temi, secondo me, le agenzie informative e l'intelligence possono dare un contributo. C'è il tema poi, e chiudo, è stato accennato prima dal professor Guarasci o da Mario, della lingua, delle lingue, della formazione, anche del reclutamento nei servizi di intelligence, e quindi anche la conoscenza delle lingue. Oggi eravamo abituati che bastava l'inglese e il francese per saper cogliere, e oggi per essere entrare in questo mondo informativo si parla dell'arabo, del cinese, per capire anche, quando prima parlavo dell'economia, se pensiamo anche oggi al mercato cinese che abbiamo dentro il nostro paese e a quello che si esporta, insomma, in questa globalizzazione. E come dicevi tu prima, e chiudo veramente, parlavi di liquidità del mondo. Allora mi è venuto in mente, chiudo con un libro, questa volta non della Rubettino, ma l'ultimo libro che ha scritto Bauman, sociologo Bauman che tutti conosciamo, insieme tra l'altro a un giovane giornalista, scrittore
che conosco della mia zona e che proprio si intitola Nati Liquidi, perché oggi si nasce liquidi. Oggi tra l'informazione, tra il mondo della globalizzazione, da come siamo indifesi da una parte, difesi perché possiamo con un click comunicare con tutto il mondo, indifesi perché poi di fronte a questo mondo siamo aperti e molte volte rimaniamo senza strumenti. Quindi cambiando questa impostazione e quindi in questa globalizzazione che va sempre più avanti, noi dobbiamo essere attrezzati. Per essere attrezzati lo devono essere non solo le istituzioni, ma lo deve essere l'università, lo deve essere la scuola, anche nell'educazione e nella formazione. Siamo tutti genitori dei nostri figli, perché cambia anche il modello di educazione, cambia il modello anche di confronto. E quindi noi su tutti questi temi dobbiamo davvero attrezzarci, e per attrezzarci dobbiamo investire. Investire nell'università, investire nelle specializzazioni. Per questo io penso che il corso di laurea avrà difficoltà il rettore, ma penso che da buon pisano ci riuscirà, ma sarà vincente. Sarà vincente perché ti proietta in questo futuro, che è un futuro che dà mille prospettive, ma che per essere sicuro deve garantire questa trasversalità che avete delineato voi oggi in maniera efficace e che porterà davvero tutte le istituzioni a collaborare. La magistratura lo farà come sempre con grande professionalità, in quest'ottica, in questa visione diversa da tutto quello che riguarda il lavoro ordinario, perché siamo abituati a vedere la magistratura in prima linea su tanti temi che ci stanno a cuore, dal furto in casa, alla rapina, al vicino che ti costruisce una cosa violando le regole, al rispetto delle regole. Però oggi tutto questo è necessario ed è fondamentale, ma in una visione di globalizzazione e di liquidità occorre attrezzarci tutti per coprire e avere questa rete che sia sempre più efficace. Grazie e davvero. Ringraziamo il sottosegretario per il suo intervento arioso, ampio, completo. E c'è spazio per qualche domanda, non intervento. Quindi c'è spazio per qualche domanda, in modo tale da poter cogliere l'occasione di avere insieme con noi Cosimo Ferri, Giro Crisci e Roberto Guarasci. Ci sono domande? Prego. Domande? Sì. Un problema fondamentale proprio a proposito dei dati è quello della scelta del dato da acquisire. Il magistrato ha questa necessità di capire quale dato acquisire, soprattutto quello, tenuto conto dello sviluppo della cyber intelligence e quindi della possibilità di acquisire dati attraverso l'analisi delle reti sociali, eccetera, della privacy. Cioè, del dato. Quando è che questa acquisizione diventa un'invasione della riservatezza e quindi, e invece quando è che noi possiamo arrivare ad utilizzare questo dato, e quindi il magistrato può fare proprio questo dato e utilizzarlo per le proprie indagini? Cosa si sta facendo in questo senso? Qual è lo stato dell'arte? Qual è la sua opinione? Raccogliamo le belle domande per una volta, così poi rispondiamo. Dai, professore Taverna. Professore Taverna e poi il dottore Rodi. Prego. Oltre che pensare che questa idea dell'intelligence porterà sicuramente un grande futuro, però io ad oggi mi domando, nonostante l'indagine che si sono condotte e l'intelligence che lavora, non abbiamo dato un grosso colpo all'illegalità, né tantomeno alla, come dire, a questo mondo che vive di momenti tristi e l'economia è a terra. Voglio dire, non c'è un grosso successo. Sicuramente può cambiare, iniziando veramente questo modo di nuova intelligence. Sì, io volevo fare una domanda al professor Guarasci.
In particolare sul tema, diciamo, dell'intelligence rispetto alla formazione delle elite e delle classi dirigenti. Volevo sapere dal suo punto di vista, anche in funzione di un investimento ulteriore in una laurea di questa università, se ci sono a livello internazionale delle esperienze alle quali guardare e che secondo lei possono destare un interesse a livello scientifico, accademico. Una domanda molto universitaria, sono molto accademico. Grazie. Grazie Marco, se non ci sono altri interventi, risponde prima Come vuoi. Il professore Guarasci poi. Ma come accennavo all'inizio, diciamo, nella formazione nell'ambito dell'intelligence, il mondo anglosassone ha una tradizione consolidata di rapporti con le università, specie il mondo nordamericano ha dei legami organici, sono università chiaramente dedicate o votate alla formazione di specialisti dell'intelligence, dove l'intelligence è intesa formazione di analisti, formazione di persone che si occupano di sicurezza o di analisi dei dati, cioè quella parte dell'intelligence è quasi tutta di competenza universitaria, quindi ci sono dei modelli ormai molto consolidati dal punto di vista accademico. Ovviamente è una declinazione diversa di intelligence, perché poi ogni realtà nazionale declina l'intelligence secondo le proprie specificità e le proprie competenze. Perfetto. Grazie professore. La risposta al sottosegretario Ferri. Grazie Mario. Ma la prima è quella del consulente. Io penso che tra privacy e sicurezza debba prevalere la sicurezza. Quindi il tema, detto questo, c'è il tema di come conservare quei dati. Perché è chiaro che secondo me non ci possono e non ci devono essere limiti nell'acquisizione di questi dati. Il tema è come li gestisce e come li conservi, perché è chiaro che a seconda poi del dato che acquisisci e come lo elabori, è chiaro che allora un diritto alla privacy può riuscire, però nel momento in cui lei mi pare che me l'abbia prospettata più dal tema dell'acquisizione e quindi sull'acquisizione io non vedo limitazioni. Certo, sono acquisizioni che vanno concordate col pubblico ministero, ci deve essere il provvedimento del pubblico ministero, però poi capire, per questo all'ultimo ho accennato il problema anche della gestione e della conservazione del dato, perché poi ci sono delle regole processuali di confronto, di contraddittorio, c'è il diritto della difesa, tutto quello che sapete meglio di me, e poi nel processo penale queste regole riemergono e quindi va differenziata anche la parte dell'attività investigativa con quello che riguarda poi il dibattimento. Nel rapporto magistratura intelligence si guarda soprattutto alla parte investigativa e quindi a tutto quello che riguarda il tema. Poi però c'è tutta la fase processuale con delle regole e tutte quelle garanzie anche difensive che ci sono, però sono senza dubbio, direi, sia l'acquisizione e poi invece più cautela nella gestione e nella trattazione. E sulle legalità e la legalità, l'altra domanda che poneva, è chiaro che i problemi ci sono e non è che si possa risolvere tutto in poco tempo, però oggi c'è una legislazione sicuramente più forte. Pensate che poi c'è tutto il tema dei finanziamenti, no? Che il terrorismo in qualche modo si finanzia. Nel nostro paese fino a poco tempo fa non c'era nemmeno il reato di autoriciclaggio, oggi c'è tutto il tema delle confische, sul quale oggi c'è stato un inasprimento, perché poi le associazioni criminali, sia terroristiche che quelle che sappiamo anche delle realtà dell'andrangheta e della mafia, si finanziano, interessa il business, l'economia, il profitto, quindi deve essere più incisiva ed effettiva la lotta ai patrimoni, e questo è stato fatto. Mi ricordo sempre un pubblico ministero della DDA di Napoli che in una conferenza faceva vedere un film dove arrestava uno e questo era tranquillo, andava a sequestrargli l'azienda o il patrimonio e questo lo vedevi con la faccia, cioè capito, perché oggi la sfida è anche un po' quella della lotta alla criminalità economica. Ed è chiaro che, però io penso che la percezione di sicurezza ci sia, e noi dobbiamo dire grazie alle nostre forze dell'ordine
qui abbiamo polizia, carabinieri e finanza, e che garantiscono giornalmente con grande professionalità, e quindi parliamo di quello che va. È chiaro che poi ci sono anche noi dal punto di vista legislativo, abbiamo fatto delle scelte magari di, siccome abbiamo un sistema dove l'azione penale è obbligatoria, dobbiamo credere nell'obbligatorietà dell'azione penale, però abbiamo depenalizzato una serie di reati bagatellari e chiediamo le nostre risorse di concentrarle invece sui fatti di grave allarme sociale. E oggi anche nella lotta contro il terrorismo il cittadino percepisce, è chiaro, delle paure, perché leggiamo tutti i giornali e paura a volte anche a viaggiare, però non possiamo limitarci nelle nostre libertà, non possiamo rinunciare a fare un concerto, non possiamo rinunciare a fare una manifestazione in piazza, a confrontarci perché abbiamo paura, o a viaggiare perché abbiamo paura, perché sennò avrebbero vinta chi pone in essere questi comportamenti. Invece dobbiamo cercare di attrezzarci e lavorare come stiamo facendo, devo dire, con grande serietà e impegno, e lo dimostra anche oggi queste giornate di Università d'Estate sull'Intelligence, perché poi oggi il lavoro che sta facendo l'Intelligence è anche sul terrorismo e nell'antiterrorismo, quindi è difficile, come sul terrorismo, è difficile dire ci sentiamo tutti sicuri. Chi è che risponderebbe? Però dire non si sta facendo niente non è vero, quindi si sta facendo tanto per far sentire tutti sicuri, e stiamo cercando di prevenire e di capire chi può essere destinatario di determinati controlli. Però da soli nessuno può fare niente, quindi insieme magistratura, forze dell'ordine, cittadini, che ciascuno può dare il proprio contributo, secondo me, nel vincere questa battaglia. Grazie. Siamo arrivati alla fine della nostra Università d'Estate, quindi è il momento dei ringraziamenti. Allora, ringraziamo il sindaco Leonardo Sirianni per aver seguito amorevolmente questa iniziativa come uno dei suoi bambini o uno dei cittadini di cui si è preso e si prende cura. Il dottore Sirianni è un pediatra, per chi non lo sapesse. Ringraziamo il rettore Crisci, che ci ha ricordato che occorre avere il coraggio dell'innovazione per superare il conservatorismo delle università italiane, facendo diventare l'Ateneo di Arcavacata un faro nell'Accademia Nazionale nel settore dell'intelligence. Ringraziamo Roberto Guarasci, che ha ribadito che una delle sfide principali dell'università è di integrare e trasmettere in modo trasversale la conoscenza nell'ottico della visione strategica del Paese. Ringraziamo Cosimo Ferri, che ci ha onorato concludendo nel modo migliore la nostra Università d'Estate sull'intelligence, evidenziando che lo studio di questa materia nelle università è un'idea vincente e che anche la magistratura dovrebbe aumentare la formazione su questo tema utilizzando le competenze che provengono dal mondo esterno. Inoltre ha evidenziato le diverse declinazioni della sicurezza, non solo ordine pubblico, ma anche tutela del benessere economico nazionale e patrimonio condiviso e partecipato dai cittadini. Ha quindi ricordato che la legge del 2007 ha meglio definito il rapporto tra intelligence e magistratura e che occorre costantemente verificarla. Ringraziamo Maximilian Caligiuri, Pasquale Taverna, Marco Rota per aver animato con le loro domande la lezione e il dibattito di questa sera. Ringraziamo il consigliere Di Natale, il giudice Morrone, il capitano Zangla, il colonnello Venturen, il direttore della Scuola Allievi di Pubblica Sicurezza di Vibo Valentia Stefano Todaro, il presidente del Consiglio Comunale di Soveria Mannelli Angelo Sirianni, i consiglieri comunali di Soveria Mannelli Florindo Rubettino e Peppino Gabriele, il presidente dell'Associazione Imprenditori del Reventino Franco Sirianni per la loro presenza. Ringraziamo il senatore Giuseppe Esposito, l'onorevole Angelo Tofalo, il professor Antonio Selvatici, il consigliere Giuseppe Rao per le loro lezioni. Ringraziamo
Alberto De Toni, rettore dell'Università di Udine, Alfio Rapisarda, responsabile della sicurezza dell'ENI, Umberto Gori, dell'Università di Firenze, Lucio Caracciolo, direttore di Limes, Paolo Messa, direttore del Centro Studi Americani, Alberto Ventura e Luciano Romito dell'Università della Calabria per aver accettato di fare parte del comitato scientifico della nostra università. Ringraziamo Radio Radicale, il Reventino, Liberi TV, il Quotidiano, la Gazzetta del Sud per la copertura mediatica e Fiore di Lino e Rubettino Editore per l'organizzazione. Ma infine e soprattutto ringraziamo tutti voi che con la vostra presenza avete reso importante queste tre bellissime giornate. Al prossimo anno.